Bentornate e bentornati sul GDR Unplugged, l'altro modo di giocare di ruolo. Gatto saluta, io vi saluto, soprattutto chi è qui in chat con noi, in questa live su Twitch, sul nostro canale Twitch, tutti i lunedì sera. Questa sera appuntamento speciale di Vita da Roleplayer. Abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo finito i conduttori di questo canale, per... non è vero, ne avremo ancora un paio e ne teniamo di scorta, ma questa volta abbiamo un ospite esterno, un ospite speciale. Prima di presentarvi l'ospite di questa sera, vado a ringraziare tutti gli amici che ci sostengono attraverso naturalmente gli abbracci che ci danno fisicamente, ma anche abbonandosi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è gratuito. Abbiamo anche una pagina Patreon, però Patreon è il passato, per cui se siete attaccati alla vecchia guardia andate su Patreon, se invece siete giovincelli come noi venite qui su Twitch e abbracciateci e copriteci di abbonamenti. Io sono Mr. Mac, Marco Andretto al secolo, e vado a presentare, oltre al gatto, chi con me condurrà questa sera questa puntata di Vita da Role Player. Ciao Filippo! Ciao a tutti! Come va Filippo? Va bene? Ti avevamo un po' perso di vista, ok? Dopo che hai gettato l'anello, Berlusconi è morto, cosa sei andato a fare di bello in questo momento? No, Berlusconi morto è stato, come sapete, il mio passato berlusconiano e ho dovuto stare in silenzio per almeno 3 settimane per lutto. Ma cosa? Ma non sei diventato il nuovo signor oscuro dopo Mickey Mouse, dopo Berlusconi, adesso tocca a te. No, è che ci sono dei problemi col testamento, come avrete sentito. Comunque, no, lasciamo queste cose. Okay. Questa volta, dall'ultima puntata, mi avete sentito parlare della mia vita, stavolta invece ti aiuterò a fare le domande. Bravo, funziona sempre così, do in avanti tutti, esatto, quelli che intervistiamo. Dall'altra parte. Sarebbe un'ottima meccanica, sai, questa cosa. Io vado in pensione e voi fate quello che volete. E tu guadagni. Mi sembra ottimo. Guadagni. A proposito, ringraziamo il 15° abbandonato mensile. Stiamo risalendo vette che non vedevo da anni. 15 abbonati in un mese. Cioè, cosa assurda. Allora, calma e sangue freddo. Salteremo la posta del cuore, perché quella la rimandiamo a quando non abbiamo ospiti da far attendere. Vorrei invece passare a presentarvi l'ospite di questa sera. Direttamente, noi qui sapete che c'è questa gag e ce la leviamo subito di torno, per cui iscrivetevi a Giù lo Schermo, che oggi sono venuti nella nostra chat Telegram a cercare di rubare il giocatore, il giocatore a portarti via. Allora, me. E anche abbonatevi anche a Giochi di Tenebra, bravo, che è fatto da uno molto bravo, non come noi due, esatto. Esatto, non come noi, i Giochi di Tenebra sono bravi e hanno tanto bounce. Esatto, pieno di bounce, il canale del bounce. Andiamo a presentare il super ospite di questa sera. Abbiamo con noi, direttamente da Fumble, direttamente da Not The End, direttamente da Prisma, abbiamo con noi Claudio Postarino. Ciao Claudio! Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie dell'ospitalità, sono molto felice che qui la fantasia viaggi su vette mai viste. Ho sentito che si è accennato a qualcosa di non esistente nel mondo reale come la pensione. Vedo già che siamo perfettamente capaci di far spaziare la fantasia. Esatto. Lascia stare come giocatore di ruolo, cioè oltre a immaginarci draghi, terre sconfinate, futuri impossibili, abbiamo anche queste cose qua. Ebbene sì, riusciamo anche a immaginare la pensione, pensate quanto l'immaginazione riesca ad avere limiti per un giocatore di ruolo. Allora, ricordo a tutti quelli che sono collegati nella live, nella chat di questa sera, che se vogliono possono fare domande, il format Vita da Roleplayer, che potete trovare già sul nostro canale YouTube nelle puntate precedenti, praticamente è una chiacchierata per parlare sì di gioco di ruolo, ma soprattutto delle persone dietro al giocatore di ruolo. Perché siamo tutti giocatori di ruolo, ma qualcuno ha anche una vita oltre al gioco di ruolo. E noi siamo qua per scoprire com'è la vita di Claudio. E direi che come facciamo di solito, come nostra abitudine, come sa anche Filippo, partiamo da dove è nato
Claudio come giocatore di ruolo. Qual è stata la tua prima esperienza? Quando è stata? Perché è stata? Allora, la mia prima esperienza io la devo a mio fratello Paolo. Io sono il terzo di tre fratelli maschi, quindi sono quello che ha stupito nessuno, perché è nato Paolo, erano tutti felici per il primogenito, e poi è nato Michele ed erano tutti felici per il fratellino, poi sono nato io e tutti hanno detto, ah, che palle, è un altro maschio. E poi è nata mia sorella Francesca, sono tutti stati felici per la prima sorellina. La realtà, al di là di questa stupidata, è che io sono cresciuto soprattutto dai miei due fratelli maggiori, ok? E mentre Michele aveva altri interessi, soprattutto, come si dice, sport e motociclismo, Paolo invece era, come si dice, avete presente il classico giocatore di ruolo con la compagnia dei metallari che suonano insieme, sono capelloni, vanno ai concerti e giocano tantissimo di ruolo, esattamente quell'archetipo, esattamente quello. E, come tutte le persone di quel, cioè la maggior parte delle persone di quello stampo e di quella... Di quell'assortimento sociale erano dei bonaccioni molto molto pazienti, e quindi quando io ragazzino mi sono trovato ad avere a che fare con loro che giocavano di ruolo e curiosavo le loro sessioni, loro invece che cacciarmi a calci dalla porta mi hanno incluso nelle loro sessioni di giochi di ruolo con grandissima flemma e pazienza, perché ero veramente piccolo e insopportabile, avevo tanti anni meno di loro, e mi hanno incluso nel gruppo di gioco, e quindi io ho cominciato a giocare che avevo penso 12-13 anni, alle primissime versioni di D&D, perché loro chiaramente giocavano un sacco a D&D, e quelle sono state le mie primissime esperienze. Quindi anche per Stranger Things si è aperta una nostalgia pesante, proprio perché è esattamente quello. Sì. Poi guarda, io peraltro Stranger Things ha ricollegato non soltanto proprio quelle sensazioni lì, ma anche tutto il filone di, come si dice, cinematografia a cui io sono stato esposto, ma perché lo vedeva Paolo. Perché io molte cose, per gli anni che ho, me le sarei perse se non fosse che Paolo, in tempi non sospetti, se le ha registrate e le guardava e le riguardava. Quindi il mio proxy verso un determinato tipo di ambiente è stato mio fratello maggiore. Posso farti una domanda? Giusto, visto che continui a nominare, ma anche e soprattutto perché hai avuto questo imprinting in cui tu eri il fratello minore che entrava nel gruppo del fratello maggiore, e mi sembra un po' di rivedere quello standard che esiste nel mondo del gioco di ruolo, in cui un giocatore novizio entra in un gruppo in cui c'è un master. Mi chiedo, ma tu senti ancora quel tuo ruolo all'interno del gruppo, oppure hai ucciso tuo fratello e sei diventato tu il master? Allora, io abbiamo fatto tanti passi lontano da quella prospettiva, nel senso che all'inizio appunto giocavo con persone più grandi che avevano una visione del gioco appunto molto tribale, molto gerarchica, cioè assolutamente... Mi hanno accolto con grandi abbracci quando mi potevano dare scopo dietro la testa, perché veramente avere la pazienza di giocare con una persona di 7-8 anni più piccola di te, che tendenzialmente rompe le scatole e vede e ha una visione del mondo molto lontana dalla tua, vuol dire avere un sacco di pazienza, ok? Però comunque io sono entrato in un contesto di giochi di ruolo dove si gioca di giocare di ruolo vuol dire giocare a D&D, ti spiego io come giocare di ruolo perché in realtà il manuale non te lo dice, ma io lo so, tutte quelle cose lì che conosciamo bene, ok? Dopodiché nel tempo la mia visione delle cose dal punto di vista del gioco di ruolo si è un pochettino emancipata da quel specifico gruppo, perché io ho cominciato a giocare anche con persone della mia età. Quello che è successo è che per un sacco di tempo ho perpetrato la stessa identica, cioè ripetendo come a paperella quello che mi era stato detto, come se fossero idee mie, alle persone che avevo introdotto al gioco di ruolo che avevano più o meno la mia età. Dopodiché abbiamo cominciato ad avere una visione diversa del gioco, perché io nel frattempo avevo un pochettino smesso di giocare con quel gruppo di gioco di persone che, essendo cresciute e essendosi gettate nel mondo del lavoro, avendo avuto i loro impegni, si sono staccate un po' da me, ho cominciato a frequentare più mie coetanee e miei coetanei. E dopodiché, quando siamo arrivati ad avere tutti un'età più... cioè nel senso, quando io ne avevo 13 e loro ne avevano 18, o anche 20, lo stacco era enorme. A un certo punto, quando io ho cominciato ad averne
25 e loro 30, lo stacco non si è, ha smesso di farsi sentire così tanto, ok? E quindi è successo che il mio gruppo di gioco e quel quella vecchia compagnia di giocatori ha cominciato a fondersi e unirsi. Abbiamo cominciato fondamentalmente a giocare con i gruppi con cui giocavo io e il gruppo storico con cui avevo imparato a giocare. In quel contesto lì loro avevano meno tempo, meno sponte e io avevo fatto altre esperienze di gioco intanto. Quindi per un po' di tempo sono diventato io il master, ma perché era quello che aveva più tempo, più voglia e più sponte di fare, di organizzare delle cose, ok? E dopo, a un certo punto, sono entrato, sia io che mio fratello, siamo entrati in un forum di GDR chiamato Dragon Slayer, che forse voi ricorderete. Okay? Assolutamente sì. Esatto, Dragon Slayer, grandissima community, grandissima nel senso che ai tempi in cui i GDR discutevano proprio sui forum di settore, Dragon Slayer era molto, molto, c'erano, mi ricordo, Dragon Slayer, il quinto clone, e praticamente il quinto clone era di stampo super tecnico, era molto approfondito Dragon Slayer, invece era quello un po' più cacciarone dove si chiacchierava di più, e il tenore delle conversazioni era: ma quale talento dovrei prendere per, come si dice, per fare la build di questa roba, piuttosto che non, ma l'interpretazione, le solite cose che si raccontano quando si parla di D&D, fondamentalmente. Su Dragon Slayer io ho cominciato ad avere un ruolo un pochettino più attivo nel mondo del gioco, perché è su Dragon Slayer che è nato il manuale dei livelli infimi, in pratica. E quindi lì c'è stata la... Quando io ho pubblicato il manuale dei livelli infimi, lì c'è stato, tra virgolette, lo stacco dove, come dicevi tu, ho detronizzato mio fratello e sono diventato quello che di gioco di ruolo ci viveva più di quanto ci vivesse lui. Okay? No, non di gioco di ruolo, nel gioco di ruolo ci viveva più di quanto ci vivesse lui, perché dopo i livelli infimi ho cominciato anche a collaborare con era Asterion Press, se non mi sbaglio, per i Quintessential, Nefandum, Empyrea e cose del genere. Dopodiché è successa una cosa personale di cui forse parleremo dopo, forse. Io mi sono allontanato dal contesto del gioco organizzato e dell'autorialità dei giochi di ruolo. Ho giocato praticamente soltanto con un gruppo per un bel po' di tempo e le cose sono cambiate di nuovo quando ho conosciuto Claudio Serena, sono entrato, cioè Roberto De Luca e gli altri, sono entrato in Fumble. E quindi fondamentalmente prima il master era mio fratello o Gianni o quelli che avevano più anni di me. Dopo il master sono diventato io e adesso dire chi è il master mi sembra una domanda fuori luogo e non me ne frega più niente, perché non è, cioè, il master non è uno stato profondo dell'essere per quanto mi riguarda, ma è un ruolo che rivesti all'interno di un gioco, che peraltro di gioco in gioco. La caverna di Platone, ti rendi conto che il master era una candela che proiettava delle ombre. Esatto, esattamente, né più né meno, anche perché dire sono un master è come dire sono un attaccante, ma se vado a fare l'attaccante a calcio come lo faccio a rugby mi arrestano, mi squalificano, cioè quindi non è dire faccio il master in che gioco, cioè che devi fare, scusa, dipende dal gioco, no? Mi pare. Una domanda che ti faccio, saltiamo un po', anche perché mentre parlavi, mentre ti ho buttato lì questo discorso di uccidere tuo fratello un po' così alla Carlona, però mi sembrava dal tuo racconto di sentire, io ho letto Prism in questi giorni per poterti chiedere e parlare, e l'ho trovato interessante, oltre che per il gioco in sé, anche per come giochi con la struttura del gruppo e del ruolo dei giocatori. Una cosa che mi ha stupito, per esempio, oltre a ritrovare questa tua lotta contro il potere, tra virgolette contro l'autorità come anomalia nella tua vita, anche il fatto che tu dici, ok, in gioco ci deve essere un giocatore che gioca l'anomalia, un giocatore che gioca l'autorità, almeno, ok? Poi, chi vuole giocare l'anomalia, gioca l'anomalia e ha determinate possibilità e regole in gioco, e chi gioca l'anomalia, che è chi si ribella all'autorità, ne gioca altre. Vorrei proseguire con te questo discorso che hai fatto sul master, però continuando anche un po' la tua storia. Quali sono state le tue esperienze a livello di provare a diversificare il ruolo dei giocatori all'interno dei giocatori? Cioè, tu ci hai detto che sei partito con D&D e poi hai, come autore hai anche pubblicato qualcosa. Però avrai provato cose. Quando ti è capitato di dire, aspetta, ma il master magari non è una persona per forza, ma può essere distribuito o può essere ruotato?
Allora, la primissima esperienza l'ho avuta con, in ordine cronologico proprio, eh. La primissima esperienza io l'ho avuta... Sì, sì, allora, diciamo che quando, a parte che poi, quando il gioco di ruolo era D&D, la realtà è che il gioco di ruolo dal punto di vista statistico è ancora D&D per la stragrande maggioranza dei casi, però diciamo che quando il mercato era meno sviluppato di questo, la primissima esperienza ce l'ho avuta con Polaris, quando sì, perché ora Grumpy Bear, prima Janus Design, come si dice, Janus Design localizzava giochi non standard 20 anni fa, non mi ricordo quanto. Polaris mi aveva molto attirato, 15 e io 2007 circa. Vedi, quando ancora non era mainstream sta roba, Janus Design aveva portato Polaris con un'edizione particolarmente sexy e particolarmente lontana da quella che era l'estetica di D&D, perché sì, ce l'ho qua anch'io, ma non volevo andarmene qua di fianco. Ma mentre tu parli io ho la libertà di casteggiare. Oh, benissimo. Perché era sto manuale, esatto, minimale, bianco, completamente pulito, molto molto diverso da quello che poteva essere l'immaginario di cosa era un gioco di ruolo per me, che ero abituato allo standard di D&D, quindi sti libroni per illustrati, bla bla bla. Io sono rimasto molto catturato da questo concetto. Ho letto Polaris, non ci ho capito una beneamata fava, non ci ho capito niente, perché partivo da dei paradigmi di rigidità mentale, chiaramente, perché per me il gioco di ruolo era un'altra cosa, quindi non l'ho capito. Abbiamo provato a giocarlo e lì ho avuto il primo shock culturale positivo. Dopodiché abbiamo giocato un pochettino di... cioè, nel mio periodo, appunto, lontano dalle luci della ribalta, abbiamo provato un pochettino di giochi, però siamo sempre stati... come posso dire, limitati dal fatto che avevamo un assetto molto statico come gruppo, perché tendenzialmente masterizzavo io, e quando non masterizzavo io, tendenzialmente masterizzavo io. L'onere di conduzione ed organizzazione tendenzialmente era di poche persone, perché ho giocato con un gruppo di persone per tantissimo tempo che avevano poco tempo, poca attenzione per organizzare qualcosa, e di conseguenza la spinta arrivava da me, e quando arrivava da qualcun altro, arrivava su giochi che erano già nella loro comfort zone. E di conseguenza cosa succede? Che ci siamo ammazzati di Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, Mondo di Tenebra, bla bla bla, e fondamentalmente poi l'impostazione è quella. Quando invece ho cominciato a giocare con Fumble, è cambiato tutto. Perché? Perché eravamo in un contesto altamente esposto, dove cascasse il mondo, una volta a settimana giocavamo, e questo banalmente la cocciutaggine di dire non importa chi c'è, chi non c'è, chi manca, chi non manca, noi una volta a settimana giochiamo, esatto. Ci ha portato ad avere un approccio estremamente flessibile a giocare 250 milioni di giochi, ma non soltanto perché negli anni ne abbiamo giocati tanti, ma anche perché siamo nel bel mezzo a una campagna in cui si sono creati, non lo so, legami, filoni narrativi particolari, in cui è assolutamente importante che un personaggio ci sia, perché nella puntata precedente è successo qualcosa, quella persona manca, dobbiamo giocare lo stesso, non facciamo saltare la giocata. Perché la filosofia di Fumble è sempre stata giochiamo e basta. E quindi cosa abbiamo cominciato a fare? Buttare dentro dei flashback, giocare senza le persone, utilizzare in un singolo arco narrativo sistemi diversi, perché non c'è una persona, allora usiamo una roba da one shot per giocare il flashback, perché quel giorno quella persona non c'è. E di conseguenza lì ci siamo esposti tantissimo al fatto che condurre all'interno di un contesto comune, partecipato, quando vuoi sviluppare un arco narrativo, non vuol dire necessariamente attenerti rigidamente a un ruolo precotto, ma vuol dire di più capire a che punto sei dell'arco narrativo e capire quali sono i giochi che più ti possono aiutare a sviluppare determinati aspetti della narrazione. E quindi lì è cominciato a destrutturare tantissimo. Se io dovessi aggiungere una cosa, un'altra esperienza di gioco che a me ha servita tantissimo, ma non perché sia stata più determinante delle altre o perché sia un gioco più importante degli altri, ma ha colpito me tantissimo, è quando ho giocato da solo con Alice, mia moglie, a Reflections, che è un gioco per due persone in cui i due giocatori interpretano due samurai che sono l'uno davanti all'altro per affrontarsi uno scontro mortale, e durante la one shot quello che succede è che
ti giochi dei flashback in cui improvvisi come si è arrivati lì. Quindi ti giochi quando ti sei conosciuto, quando sei diventato amico, quando le cose sono andate male e bla 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 bla, fino a quando non torni nel presente e a seconda di scena in scena di quanto risentimento o pietà hai accumulato per l'altro samurai, tiri un pool di dadi, quello è l'unico tiro che fai durante la sessione, e chi fa più alto uccide con un solo colpo di spada l'altro samurai, e chi è morto prende la scheda e la strappa di fronte al giocatore che l'ha ucciso. Una esperienza che a me non è che ha aperto gli occhi, perché erano già aperti da un po' perché ne avevo giocate tante di cose, però personalmente mi è rimasta nel cuore tantissimo, e lì mi sono detto, qualora qualcuno avesse condotto effettivamente questa sessione, sarebbe uscita peggio. Punto e basta. Quindi esistono dei contesti in cui avere chi conduce al tavolo è depotenziante. Esistono dei contesti in cui avere chi conduce al tavolo e si occupa di determinate cose è assolutamente necessario. Dipende da cosa vuoi ottenere. Ecco. Mi permetto di metterti davanti, vorrei che Filippo ti dicesse la sua, perché Filippo è in bilico, cioè Filippo è un giocatore che sa le potenzialità di regolamenti diversi, meccaniche diverse, che offrono possibilità diverse, però nonostante questo è un estimatore di vampiri. Infatti sul suo canale Giochi di Tenebra è fondamentalmente innamorato di questa cosa. Di vampiri, ma sono il primo che ne riconosce ogni possibile limite. È vero, però nonostante questo, secondo me ti barcameni in una linea in un sottile confine tra la bellezza e il potere della narrazione, magari lasciato in mano a una persona che guida tutto quanto, e la bellezza delle meccaniche di un design collettivo che ti permettono di costruire una storia collettivamente. Per cui vorrei che Filippo, tu dicessi un attimo la tua su questa cosa e okay, vi confrontaste un attimo e poi proseguiamo nella storia della tua vita. No, ma quello che ha detto Claudio è sacrosanto, perché ha detto ci sono dei contesti in cui... E allora perché ami i vampiri? Io non so perché lui lo ama, ma ci sono motivi per amarlo, perché Mondo di Tenebra ha fatto un passetto verso nel momento in cui ai tempi in cui c'era soltanto D&D, Mondo di Tenebra in genere e tutti i filoni che ha esaurito calcavano la mano su aspetti narratologici che D&D volutamente ignorava o deputava a una persona sola, ma non approfondiva. Cioè ci sono un sacco di motivi per amare Mondo di Tenebra, poi magari ci sono anche dei motivi per stancarsene alla lunga, però esatto, nel senso ci sono anche motivi per stancarsi di la strada per l'Insinfarn o Reflection, cioè nel senso quello che stavo dicendo che è molto giusto che hai detto è che ci sono dei contesti in cui una figura che accentra un'autorità narrativa come in Reflection non avrebbe dato nulla, o anzi avrebbe bloccato perché non c'entrava, e altri contesti in cui invece magari può portare qualcosa di più. Ora, io citerò sempre Ron Edwards, e quando non so cosa dire cito lui a caso, anche tipo al lavoro non so cosa dire, cito Ron Edwards. Ron Edwards ha detto I have a dream. E è diventato presidente degli Stati Uniti nonostante abiti in Svezia. Ma vabbè, comunque, lui diceva, mi ricordo ai tempi, visto che io c'avevo sta nomea dei giochi narrativi che mi sono inventato sto termine, mannaggia a me, che mi venivano i miei amici e dicevano giochiamo a questo gioco, non ha il master. E lui diceva, sì, questo però non è che di per sé è una cosa che allora lo rende incredibilmente di valore, anche perché ti parlo del primo Forge. Spesso i giochi, visto che aveva preso piede questa cosa di non avere il master, spesso loro c'erano giochi pensati senza il master, ma senza una comunque chiara divisione dell'autorità narrativa al tavolo, e quindi finiva per, esattamente come nei giochi quelli tradizionali con il master padre padrone, che in qualche modo c'ha la tirannia del controllo, lì fondamentalmente nei giochi senza master, però senza criterio, democratizzavano la tirannia. Quindi è tipo, invece di avere uno un tiranno, era tutti tiranneggiamo uno all'altro, quindi era comunque senza senso.
Quindi alla fine la cosa importante è alla fine l'armonia del design, a prescindere che ci sia, esatto, una figura come Master, che il Master giri, che non può neanche parlare di quello perché le autorità narrative sono divise in un modo talmente irriconoscibile, non serve generalizzare. A me piace Vampir, poi concludo, ti ripasso la parola, tendenzialmente per le tematiche che tratta, perché poi il gioco va preso a calci per farlo funzionare. Guardate, scusa, posso un addendum? Vai, vai, vai. Sì, vai. Adesso, nel momento in cui questa cosa scivola nella... come si dice, in tecnicismi di game design che rompono le scatole, ditemelo e taglio sto discorso. Ma no, ci piacciono, puoi comunque farlo, perché noi ci piace questa cosa. Il contesto, cioè nel senso, il concetto di autorità narrativa comincia, secondo me, a essere superato, perché mette insieme due aspetti ortogonali, non completamente scollegati, ma ortogonali, come se fossero due assi, che adesso viene molto dato per scontato che debbano andare insieme, ok? Ovvero, ciò su cui tu come persona al tavolo hai autorità di definire qualcosa, quindi dici succede X e effettivamente succede, e i tuoi compiti attorno alla narrazione, a quello che succede in gioco. Prendiamo Prism. Prism non è che dice semplicemente... Chi vuole interpretare un'anomalia, interpreta un'anomalia. Chi vuole interpretare la distopia, interpreta la distopia. Ok? Dice anche, questi due ruoli, che sono ruoli e vi danno autorità narrativa, ok, su degli aspetti del gioco, vi dicono qual è il vostro compito quando si innesca la meccanica di base, banalmente. In modo che così voi sapete cosa vi spetta fare all'interno del motore della narrazione. Ma questo non vuol dire che chi interpreta la distopia, che sia una o più persone, conduce, e chi interpreta invece un'anomalia gioca. No, la conduzione delle sessioni è una roba slegata dal ruolo che interpreti. Perché, regà, condurre le sessioni cosa vuol dire? Sapere come far partire la storia creando un innesco in Prisma, non in generale. Calcare, cioè nel senso far partire la storia, calcando il conflitto che c'è fra le anomalie e la distopia, ok? Aprire delle scene interessanti che permettano di, come si dice, mettere la storia in moto, e nel momento in cui una... e soprattutto che assicuri uno spazio di espressione a tutte le persone che ci sono, che stanno giocando, ok? E nel momento in cui magari la narrazione stalla, perché si ferma, perché si mobilizza, dare quel calcetto per farla riprendere. La conduzione della sessione non è necessariamente collegata al ruolo che interpreti. Perché? Non perché io volevo fare sta roba di destrutturare le cose e allora ce l'ho infilata forza in Prism. Per esempio, in Odd End c'è il narratore, ci sono gli eroi. E il narratore è una fusione, una, come si dice, coatta, volontaria, fra autorità narrativa e responsabilità al tavolo. Ok? Mm-hmm. In Prisma perché le ho disambiguate? Perché io ho scritto all'inizio del manuale che è un gioco fatto per giocare narrativa distopica, non uno specifico ambito di narrativa distopica, quindi per esempio i ribelli contro il sistema, o non lo so, il post-apocalittico dove cerchi di sopravvivere. Tutta la narrativa distopica. Ok? Dentro la narrativa distopica c'è The Hunger Games, dove un gruppo di ribelli capeggiati da una leader carismatica che non vorrebbe neanche essere lì, si ribella alla distopia. C'è 1984, in cui una persona sola, okay, si trova in mezzo a un mondo che gli fa schifo ed è costantemente sola. E nel momento in cui trova qualcuno, poi pensa di aver trovato qualcuno e poi li dividono, li torturano e li pestano sotto il tacco della scarpa. Cioè, ci sono, pensate bene, ci sono dei contesti distopici in cui chi conduce la sessione, tra virgolette, è la distopia. Ci sono dei contesti distopici in cui chi conduce la sessione è un'anomalia. Perché V for Vendetta, se pensate al film, è un film in cui chi conduce è V. Non è la distopia. È V che sa come vanno le cose,
e gli altri, ok, cioè il cancelliere la subisce la conduzione di V. Ora, se io vi devo permettere di giocare la narrativa distopica, devo anche accettare che non posso dirvi, voi vi giocate la narrativa distopica, e allora però deve esserci il party e deve esserci una persona che interpreta la distopia che conduce la sessione. Perché non te la giochi tutta la narrativa distopica così, te ne giochi soltanto un pezzettino. Noi, spesso, nel mischiare autorità narrativa e oneri di conduzione, ci finiamo col fare, con avere due strade. I giochi col master e i giochi senza il master. Quindi giochi master, cioè col master e giochi masterful, dove il master lo fanno tutti a turno. Ma che vuol dire? Ma io non posso giocare un'anomalia intanto condurre la sessione, e c'è un'anomalia da un'altra parte e la distopia che semplicemente esercitano la loro autorità narrativa durante la sessione perché si stanno calando in una parte? È per quello che lo chiamate parti e non ruoli, perché non è il tuo ruolo, tu ti cali in una parte. E poi chi conduce? Lo decidiamo, ma sono cose ortogonali, non sono cose unite. E ci sono alcune narrative dove cominciare ad abbracciare quest'idea sarebbe molto potenziante, perché noi abbiamo un sacco di giochi che ci fanno giocare, non lo so, delle narrative che sono basate su un eroe carismatico, un'eroina carismatica, ma che poi, per come sono strutturati, ti obbligano ad avere il gruppo. Cioè, vogliamo giocare Indiana Jones? Sì, Indiana Jones c'è il party, c'è Indiana Jones, c'è il ragazzino che fa la spalla, ma cosa ne so? Solomon Kane, è da solo Solomon Kane, vuoi giocare Solomon Kane? E se io ti do una roba... The Witcher! È il gioco che c'ha il party. No, puoi giocare Maniscalco che ferri i cavalli di The Witcher. Esatto. Scusa, senza andare a citare giochi di recenti che magari poi qualcuno potrebbe anche prendere, già ci abbiamo gente che ci odia, però per esempio il gioco di Kane Guerriero negli anni 90, cioè tu puoi giocare Kane Guerriero oppure puoi giocare il mendicante che gira per la strada. Certo, ma prendiamo, parlando di giochi che ho scritto io, così non si fa male a nessuno, Not the End, che racconta narrativa eroica. Il fatto che ci debba essere un solo narratore e diverse persone che interpretano gli eroi, a meno che non si gioca in due, in Not the End non puoi giocare un sacco di contesti, sistemi di gioco, cioè scusatemi, contesti narrativi da prendere a riferimento, che magari la meccanica di base ti permetterebbe di esplorare, ma dato che c'è una struttura, un narratore, tanti giocatori e il narratore ha l'onere di conduzione, non puoi farlo, ok? Dungeons and Dragons, il narratore, cioè il master, è quello che dice come vanno le cose nel mondo, perché è ovvio che non può farlo l'eroe. Ma scusate, ma c'è veramente così tanto ostacolo a pensare che invece che dire siete entrati in questa locanda perché sapevate che qualcuno poteva darvi lavoro e state cercando un ingaggio, dire sono un poveraccio che sta cercando del lavoro ed è disposto a fare di tutto e sto cercando un ingaggio, ho sentito che qualcuno in questa locanda offre lavoro, cosa vedo? È così assurdo. Quindi, per quanto mi riguarda, il concetto di autorità narrativa comincia a invecchiare un po', perché è una cosa che dà per scontato che c'è una fusione fra ciò su cui hai voce in capitolo nella storia e qual è il tuo compito all'interno della sessione, quando in realtà queste due cose le puoi smontare e le puoi incrociare in tanti modi interessanti per creare opportunità di narrazione diverse dal masterful col master. Allora, hai assolutamente ragione. Infatti la cosa che mi ha colpito leggendo Prism è quando a un certo punto fai l'esempio e dici un giocatore vuole giocare l'anomalia, che è di solito, di solito in giochi del genere è il personaggio che si ribella all'autorità, ok? Però è lui che conduce la narrazione. Cioè è lui che conduce, scusa, non la narrazione, è lui che conduce la giocata. E io mi ho detto... Ma questa cosa è interessante, perché il giocatore che vuole giocare un personaggio singolo, perché di solito in questi giochi è l'autorità che fa anche da GM, perché c'è questa sovrapposizione che dici. Ma quello che ti chiedo io però è come persona, perché sei arrivato a The Prism? Cioè come autore senti il bisogno di ribellarti a un'autorità? Cioè... Ma investighiamo anche a Claudio. Tu, Claudio, guardami negli occhi. Io a questo punto, Filippo lo sa che faccio queste domande di idiote. Cioè, ma tu come autore,
perché hai pubblicato, perché hai prodotto The Prism? Scusa. Allora, come si dice, poi provo a fare un po' di introspezione per vedere se ho qualche genere di conflitto con l'autorità. Dai, è una sessione psicologica gratuita, psicoterapeutica gratuita. Ah, perché, guarda, finché non la pago io prendo tutto. Allora, la risposta più onesta che ti posso dare è che Prism io l'ho scritto perché ho visto 250.000 volte Gattaca, il film, quello con Gattaca, non so se ve lo ricordate. No, sì, Gattaca, sì. Assolutamente okay. Sì. Sappi che lo sento. Io quando sento nominare Gattaca, nel mio cervello dico, devo vederlo. Non hai mai visto Gattaca? Ma aspetta, Gattaca è quello del film che ci sono gli astronauti che dovrebbero viaggiare nello spazio, ma in realtà è tutto ambientato nella base e alla fine vedono la nave partire e si ferma lì? Quello. Okay, cioè, allora l'ho visto. Non l'avrei raccontato così, però ok. No, allora, il presupposto narrativo di Gattaca è questo. Ci sono... Il mondo è diviso in una specie di apartheid, tra virgolette, fra validi e non validi. I validi sono quelle persone nate tramite eugenetica, quindi sono persone che sono nate tramite un processo di selezione che le fa nascere senza difetti, quelli che, con cui nasciamo noi, che sapete che c'è chiunque ha qualcosa che non va, c'è chi è allergico, c'è chi soffre di cuore, c'è chi non sta bene, ok? Durante... Senza capelli. È ambientato in un prossimo futuro che però ha un'estetica molto retrofuturistica, quindi molto classica, e quindi sai che è nel futuro, ma ti sembra un po' nel passato, hanno fatto una gran cosa, è un futuro che non invecchia, quindi che se lo vedi oggi ti può ancora sembrare un futuro, ok? E praticamente ci sono quelli che vengono chiamati i validi e quelli che sono chiamati non validi o nati per fede, ovvero quelle persone che per scelta dei genitori sono nati come siamo nati noi. Okay. L'idea non è tanto che il non valido è una persona che viene cacciata perché la distopia lo cerca, semplicemente il medico ti dice, ma veramente vuoi far nascere tuo figlio con sto fardello, del fatto che esce come esce e potrebbe avere un sacco di problematiche, per quale motivo hai di non farlo nascere valido? E poi nella pratica, nella società, c'è una forte divisione, proprio di opportunità, fra chi è valido e chi è non valido, non soltanto i validi hanno i lavori migliori e i non validi hanno soltanto i lavori peggiori, ma si arriva anche ci sono i locali dove possono entrare soltanto i validi, ok? La storia di Gattaca si incentra su due personaggi, uno che è un non valido che è un malato di cuore, ma lui vuole andare nello spazio, e per andare nello spazio tu devi entrare nel top del top del top di questa azienda, per cui devi essere super top, ok? Che paga un valido che è finito per un incidente in sedia a rotelle. Sì. Ok? Per... E il valido gli dà la sua identità in modo che lui possa fingersi valido e in cambio il non valido provvede economicamente a lui. Ok? E tutto il film è un film che si basa su chi la società ti dice che sei rispetto a chi tu puoi arrivare a essere veramente se credi in quello che fai. Ok? E inoltre c'è questa dualità sul fatto che il non valido teoricamente non dovrebbe essere lì, ma contemporaneamente in qualche modo ce la fa, mentre invece il valido che è in sedia a rotelle dovrebbe essere perfetto, ma nel corso del film diventa abbastanza evidente che lui non è finito in sedia a rotelle per un incidente, ma è finito in sedia a rotelle perché si è lanciato sotto una macchina, perché aveva troppa pressione dall'essere perfetto e lui non si sentiva perfetto. Ok? Ed è un film di una delicatezza e di una potenza allucinante, che mi muoveva un sacco di sentimenti, perché io sono una persona sentimentale. Sì, comunque sì, si parlava del Gattaca, del Car Gattiger. Super sì, Car Gattaca. Allora, ne approfitto per questa pausa LOL per salutare Gabriel, salutare Mindbender, salutare Jean, salutare chi c'era poi... The Big Chill Theory che sono intervenuti nella chat. No, tra l'altro stavo pensando che io questo qua l'ho visto al cinema, mi sa quando è uscito, ma ero troppo giovane, dovrei rivederlo. Perché all'epoca, cioè, quello che ha registrato la mia mente è: ma perché non ci sono le esplosioni e i combattimenti spaziali? Esatto, sì, perché era un film di narrativa distopica, e, come si dice, come Prism spero che sia riuscito a fare, adesso me lo dire soltanto voi se quando lo giocherete, che posso dire,
ambientare allora, un'avventura. Allora, il discorso era che avevi visto 50 volte Gattaca e questa cosa, ecco, ti ha stimolato a scrivere Prism. Sì, sì, ma io non sapevo che avrei scritto esattamente questo gioco. Io mi sono detto, ah, questa è narrativa distopica, allora scrivo una roba che vada in quella direzione lì. Che era quella roba, che non era tanto il, appunto, i ribelli si... ci sono qualcuno si ribella a una distopia oppressiva. Era più un... vedo il mondo tramite gli occhi dell'elemento anomalo e ho a che fare con, come si dice, la paura, ma anche l'opportunità di sentirmi me stesso in questo contesto che mi dice che non devo essere me stesso, ma che devo essere qualcos'altro, fondamentalmente. Sotto c'era questo. Ci ho messo 2 anni e mezzo ad arrivarci, perché all'inizio io non sapevo... come Not The End, come io come game designer sono estremamente inefficiente quando si tratta di scrivere giochi che sento veramente dal profondo, cioè che sento veramente... un lavoro su commissione è un'altra cosa, che una consulenza di game design, di game development, mi riesce più veloce. Quando invece devo spremere qualcosa che senta veramente mio, il gioco è un modo per sgarbugliare una matassa. Sento che c'è qualcosa lì che voglio dire e... faccio la prima iterazione di game design e dico, no, aspetta, non era quello che volevo dire. Allora studio, faccio la seconda e dico, aspetta, siamo più vicini, ma non è quello. La terza, la quarta, alla quinta dico, oh, ecco cosa volevo dire. E ci metto 3 anni e fondamentalmente il motivo per cui scrivo il gioco è che c'è qualcosa che sento tanto, ma di cui non capisco un cavolo. Okay? E di conseguenza il processo di game design è una sintesi che mi permette di arrivare a capire che cosa sento e come mai lo sento. Dopodiché... dal punto di vista del mio spirito ribelle di decostruzione, boh, io magari sono finito a scrivere Prism piuttosto che no un altro gioco in questo periodo, perché magari da Gattaca potevo arrivare anche in un'altra direzione, probabilmente perché in questi 3 anni il mondo è andato molto 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 a zozze, ma veramente quella direzione, esatto, e quindi probabilmente io, che sono una spugna come chiunque, ho assorbito delle cose e le ho un po' sublimate in questo modo qua, perché alla fine vedi la pandemia, la guerra, i social che ti fanno incazzare, tutte quelle cose, adesso mi sento vecchio mentre lo dico, però avete presente quel voltarsi a destra manca a dire ma cosa sta succedendo? Io non pensavo che non avrei capito una mazza del mondo a 65 anni, no? A 35, ok? E quindi probabilmente il fare narrativa distopica riguarda anche il fatto che mi ci sento un po' in una distopia in sto periodo, perché il mondo sta andando, non dico male, strano, ecco. No, puoi anche dire male in realtà. Allora, adesso ti faccio una domanda io su Prism, visto che stiamo parlando di quello. Intanto noi lo giocheremo quando uscirà la Shade Rosa, dove la distopia è l'amore, che è geniale. E, allora, è una cosa che, di riflesso su una roba che di tendenza viene spesso a me, cioè io tendenzialmente non ho mai fatto il game designer. Perché ogni volta dico, vabbè, ma sta cosa la gioco con questo. Okay. Cos'è la cosa che ti ha fatto dire, io sta roba qua non la posso giocare con questo? Possiamo dire che hai fatto un unico gioco nella tua vita? Eh? Possiamo dire che hai fatto un unico gioco nella tua vita? Ne ho scritto uno, sto scrivendo delle robette per ridere. Ma però, l'unico gioco compiuto e pubblicato è... Eh no, l'abbiamo scritto, me l'hai pubblicato gentilmente tu sul calendario dell'avvento di GDR Unplugged, che voglio dire, è un oggetto da collezione. Io sono più un editor che un designer, anche proprio nella vita. Comunque, la domanda è questa, fondamentalmente. Certo. Allora, io non mi sono rifatto ad altri... cioè, nel senso, non ho utilizzato altri giochi per giocare questo, per 2 ragioni. La prima è che ho giocato tanti giochi di distopici, molti dei quali sono giochi, in realtà sono giochi di narrativa avventurosa o giochi d'azione ambientati in mondi distopici, ma ambientare una storia in un mondo che fa schifo non la rende necessariamente una storia distopica. Secondariamente, le visioni della distopia all'interno del gioco erano sempre, anche quando efficaci, molto selettive. Per fare 2 esempi, Spire, okay, di Awit e compagnia, o Perfect Unrevised di Harvey Alder. Okay? 2 giochi molto diversi che ti permettono, yes, di giocare narrativa distopica, perché comunque quella è narrativa distopica. Però di nuovo c'era una specifica accezione della narrativa distopica, cioè Inspire, al di là dell'ambientazione super figa, bla bla bla, giochi ribelli
che si scontrano contro un'autorità e che prima o poi finiscono male. E lo sai dalla prima pagina. Ottimo, peraltro, perché il gioco fa esattamente quello, quindi sapeva cosa stava disegnando, guarda che strano. Giusto un tantinello più bravo di me. Harvey Alder, invece, ha scritto Perfect Revise e ha detto scrivo un gioco che non può essere giocato, perché ti fa giocare esattamente 1984. E nient'altro che quello. Il fatto che tu non puoi giocare 1984, perché è come ti faccio una martellata sui ginocchi, cioè nel senso, non è una cosa, è un gioco. I giochi non devono necessariamente essere divertenti, i giochi a volte sono uno strumento di comunicazione, hanno altri obiettivi. Perfect Revise non era un gioco fatto per essere giocato, era un gioco fatto per dire qualcosa. Tipo okay? Monopoly, che però la gente lo gioca lo stesso, boh. quello, vabbè, non fatemi, come si dice, non fatemi andare su sta roba, perché Monopoly era una denuncia al capitalismo scritta da una donna e poi non doveva essere giocato, poi è diventato il capitalismo incarnato. Perché il capitalismo riesce ad annettere qualsiasi cosa dentro la sua pancia, ecco. Anche l'anticapitalismo. Esatto. E quindi niente, io perché ho scritto Prism? Per due ragioni. Uno, perché volevo passare una certa esperienza di gioco e ero sicuro, in realtà ero sicuro, non ero sicuro, ero convinto nella mia ignoranza, perché magari poi un gioco c'era, però fra i giochi che avevo giocato non c'era uno che si avvicinava a darmi quelle emozioni che io provavo quando guardavo Gattaca, banalmente. Non avrei saputo con che sistema metterlo in scena. E secondo, e questo invece travalica la questione di quello che sentivo io del fatto che cercavo di riproporlo, volevo scrivere un gioco che arrivasse a farti utilizzare le parole in un modo diverso da sia dai giochi che basati su aspetti, quindi del filone che arriva fuori da Fate, che ti danno accesso a una valuta di gioco con le parole, e quindi ti danno dadi, bonus, token, come no, the end, bla 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 bla, e volevo fare qualcosa di diverso anche dai giochi iper minimali che utilizzavano le parole con una logica di esaurimento, quindi cioè il tratto, te lo giochi per quella sessione, te lo dimentichi, tipo Arcipelago o Trincea, ok? Perché io ero convinto che staccare la parola dalla scheda e darti modo di mangiare la parola direttamente fosse una cosa che non era stata fatta perché è scomoda dal punto di vista pratico, nel senso che non c'è una roba che ti permette di farlo, non c'è un... I dadi ne trovi un sacco, i token ne trovi un sacco, le carte ne trovi un sacco, ma un oggetto che ti permetta di scrivere, maneggiare il token senza cancellare le cose, che non sia neanche un pezzo di carta, non c'è. Se tu vai dai, non so, dai cinesi, da dove vuoi, dici mi fai sta roba, la risposta è noi non ce l'abbiamo, la dobbiamo fare da zero, ok? Mancando questo strumento, mancano anche delle soluzioni di game design che si basino su questo strumento. Ma io lo ritenevo una cosa estremamente potente, perché poi Prism ti fa usare questa opportunità, tra virgolette, di design in un modo. Ma secondo me questa cosa può aprire un filone intero, perché una volta che le parole non le hai sulla scheda, ma le puoi mangiare, le hai in mano, le puoi scambiare, mescolare, estrarre, dare alle altre persone, prendere dalle altre persone, tirare a caso, tipo testa croce. Quanti giochi puoi fare che funzionano su logiche diverse da quelle che esistono già? E volevo fare qualcosa che si basasse su questa logica comodissima al tavolo, ma scomodissima dal punto di vista imprenditoriale, perché sono una persona autolesionista nel profondo, e di conseguenza ho voluto scrivere Prism, perché mi sembrava un buon modo di esplorare questo genere di mezzo, ecco, strumento che abilitava logiche diverse da quelle finora viste nei giochi che si basano su aspetti, tratti o parole e descrittori. Allora, hai perfettamente ragione, perché quando un autore sente un bisogno di esprimere qualcosa, deve farlo. Poi non si sa come andrà, e con Prism, per esempio, è andata molto bene. E
Tra l'altro vorrei riprendere un attimo la chat salutando Pietro DB che si è aggiunto, Mindbender che dà la sua opinione sul tipo di GM che invece conduce o reincorpora la narrazione o gli spunti dei giocatori, e ci sta, come dicevi tu, ogni gioco o comunque c'è possibilità per ogni tipo di GM all'interno del gioco. The Big Chill Theory ci chiede, anzi ti chiede, c'è un manuale GDR che avresti voluto scrivere tu e che ti è piaciuto moltissimo? Pensaci. Non c'è un manuale che avrei voluto scrivere, no, ci sono. Un manuale che avrei voluto scrivere, no, quelli che ho scritto, ma non perché sono migliori, ma perché fanno, perché sono un'espressione di quello che ho in testa, no? Invece c'è un manuale che avrei voluto realizzare e impaginare. Perché quella è pure invidia, semplicemente perché se avessi le competenze per farlo a quei livelli l'avrei fatto così, ma non ce le ho. Io riesco arrivo a un livello per cui impagino The End of Prism, ok? E il gioco che avrei voluto impaginare così, no, non impaginare, realizzare dal punto di vista grafico e di art direction è The Genesis. Ok? Ok. The Genesis, lasciate perdere per un attimo il prodotto a doppia colonna, non è tanto il fatto che è un AAA come formato, ma l'implementazione grafica di Six More Vodka su The Genesis è secondo me attualmente la più alta espressione tecnica di impaginazione grafica nel mondo dei GDR, finora, ok? Poi ci sono cose che si esprimono a un livello altrettanto alto in modi diversi, vedete cosa ne so, Mark Borg, che io lo so che visto dal in digitale non rende e sembra semplicemente una roba con le scritte storte e i disegni brutti, però quella è una riduzione, come dire che allora, cioè, nel momento in cui hai in mano il prodotto ti rendi conto che è una roba fatta con un sacco di criterio, ok? The Genesis non è un gioco che mi piace particolarmente dal punto di vista regolistico, però dal punto di vista del prodotto tu lo vedi e dici anch'io vorrei avere questa capacità di fare direzione artistica, di generare contenuti proprio illustrativi di livello e di buttarli su un manuale impostato così bene dal punto di vista grafico. Poi magari è un pochettino meno fruibile di qualche prodotto Free Alligan, cioè The Genesis come impaginato è una Lamborghini, a volte non è particolarmente pratica ma cacchio quanto è bella, mentre invece ci sono altri prodotti che sono un Audi, cioè nel senso che un insieme fra design e utilità. Ecco, fondamentalmente. Ti faccio una domanda scomoda, perché mi è venuta mentre ero alla un giorno di GDR, praticamente il Free RPG Day che si tiene a Milano alla UESM, alla Casa dei Giochi, e ho passato una mezz'ora che non ho registrato, colpa mia, lapidatemi per questo, a discutere meglio usufruibilità o meglio stranezza ma di design del manuale, cioè se come design voglio un manuale triangolare, però poi faccio fatica a usufruirne e a leggerlo, tu sei per più l'autorialità a livello di design o usufruibilità? Allora, io punto, cioè io Claudio, quando scrivo un gioco, ho un'attenzione spasmodica per la sua accessibilità. Okay. Io Claudio, personalmente, nel senso... Ok, sì, ok, ma sento un ma arrivare. Sì, perché? Perché, di nuovo, secondo me la si deve un po' smettere di pensare al gioco come un'entità monolitica, ok? Un gioco è innanzitutto un prodotto. Tu col prodotto vuoi avere un impatto, vuoi dire qualcosa, ok? Quindi un gioco può dire qualcosa, ottenere un impatto, anche se non è fruibile o utilizzabile. D'accordo? Mark Borg è tutto impatto. Adesso Mark Borg non è un gran gioco dal punto di vista del design, non ha un buon regolamento. Non ha un buon regolamento, ragazzi. Non è bellissimo dal punto di vista del design, ma ti immerge, ti butta talmente tanto dentro il suo sapore che non giocarlo o non comprarlo è un delitto. Il gioco, perché? Il prodotto, perché lo fai? Perché vuoi dare un messaggio, perché vuoi creare un impatto, perché vuoi permettere alle persone di mettere in scena una determinata narrativa, perché vuoi venderlo. Ragazzi, cioè ci sono anche dei giochi, dei prodotti,
che sono fatti per essere venduti, non per essere giocati, che sono fatti per essere venduti perché sono troppo belli da non collezionare e poi non gliene frega niente a nessuno se vengono giocati oppure no. Ok? Quindi se il mio obiettivo è che il gioco venga giocato, il gioco deve essere fruibile. Perché se non è fruibile, se non è accessibile, allora la gente non ha modo di giocarci o deve fare un sacco di fatica per poterlo giocare. Se il mio obiettivo... La risposta è dipende da qual è il tuo obiettivo. Perché se tu vuoi fare, cosa ne so, una cosa bella che esprima la tua identità artistica, la tua priorità non è necessariamente fare un gioco accessibile o fruibile. Magari fare un bel prodotto. E a quel punto, ti cavoli, andiamo d'impatto. Se io, per esempio, Prism e Not the End sono dei tentativi di fare qualcosa che paghi bene l'occhio, ma che sia altamente accessibile. Che è un po' il compromesso che cerco di avere io. D'accordo? E... Ti faccio una domanda. Tu mi rispondi sì o no senza commentare, ok? È un gioco che va su Twitch e io lo sfrutto un attimo qua per questa cosa qua. Banana di Catalan, sì o no? Sì. Ok, ora vado a recuperare la chat mentre Mindbender ti accusa e dice sei passato da una Polaris, da Polaris, che è una panda, a The Genesis che è una Lambo. Polaris non è una panda, non è vero, per niente. Perché Polaris, se lo vedi, è un oggetto di design eccezionale. Riesce a usare gli spazi negativi dove gli altri non lo fanno. È, come si dice, si distingue moltissimo. Polaris è un prodotto estremamente pulito che, che sfida concetti di linguaggio visuale in un contesto affollato. Polaris, al tempo che fu, in mezzo a un sacco di robe iperillustrate, pesantone, tutte uguali, era un punto di bianco nel nulla. Quello e giochi che funziona, tra l'altro. Quello giochi e funziona. Altra cosa che volevo dire, su cui invece sono d'accordo, quando mi scrivi che dipende dal gruppo di gioco perché D&D e molti old school piacciono proprio perché il master può condurre e gli altri invece si godono l'esperienza, hai assolutamente ragione, ed era una di quelle cose che dicevo sul fatto che non è che uno stile di gioco intrinsecamente migliore di un altro, dipende che cosa vuoi, d'accordo? Infatti per esempio Prism cosa ti dice? Ti dice abbiamo smontato, ok, tipo pezzettoni di Lego, i ruoli dall'onere di conduzione, perché tu, perché se ti dico che devi poter giocare qualsiasi narrativa distopica, devi poterla giocare. Però poi, quando nel capitolo in cui scegli chi conduce, io lo scrivo esplicitamente, ti piacciono i giochi col master? Una persona sola interpreta la distopia e quella persona è anche la persona che conduce. Hai il gioco col master. Fine. Ti piacciono i masterful? Tutte le persone interpretano un'anomalia, una persona per volta interpreta la distopia e a giro quella persona conduce, o al contrario, tutte le persone interpretano una distopia, tranne una persona sola che interpreta un'anomalia, e quella persona è quella che conduce, che sono i masterful, al contrario. E io la scrivo sta roba. Cioè il discorso è, una volta che tu disambigui il ruolo o la parte che interpreti dalla conduzione, non necessariamente ti sei precluso la possibilità di fare il gioco col master. Semplicemente basta rimettere quei due pezzettini di Lego assieme in quel modo lì. Ok? Quindi... sì, assolutamente, ci sono gruppi di gioco che ricercano un'esperienza guidata. C'è qualcosa di mai un'esperienza guidata? No. Semplicemente sappiate che un'esperienza molto guidata va più bene per determinati approcci narrativi, cioè per determinate narrative, e meno bene per altre. Perché, per esempio, in un giallo, in un investigativo, un'esperienza molto guidata è ottima. Perché? Perché hai la persona che sa benissimo come è andato il caso, che ha seminato gli indizi, che ha preparato tutto, e gli investigatori si muovono per risolverlo. Fantastico. Ma se vuoi giocare Sherlock Holmes, non fai quella roba lì. Perché Sherlock Holmes ti dice come ha risolto il caso perché vede delle cose che tu non vedi. E quindi se tu dovessi giocare Sherlock Holmes, non potresti giocarlo col master. Perché non hai modo di vedere quelle cose che vede Sherlock Holmes. Sherlock Holmes è il contrario. Sei tu Sherlock Holmes che decidi cosa hai visto e dici quello viene dall'Occidente perché io gli ho visto addosso quella piuma di quel pavone che era soltanto in Occidente 25 anni fa. E tu dici, ma come cazzo lo sapevi? Se è Sherlock Holmes. Fine. Non c'è nessun ambito deduttivo in Sherlock Holmes. È tutta narrativa. Ok? Quindi il discorso è, se vuoi giocare, cioè nel senso l'esperienza di gioco ottima di avere qualcuno che ti conduce e tu che te la godi è bellissima.
semplicemente ci sono delle cose che giochi meglio con quell'approccio e peggio con quell'approccio. Se cerchi di giocare cose che non c'entrano niente dal punto di vista narratologico con quell'approccio lì, penserai di stare giocando quella roba, ma in realtà non la starai giocando, banalmente. Che è il motivo per cui dici, con D&D ci puoi fare tutto? No, con D&D ci puoi giocare tutto, ma saprà sempre di D&D. Con ODM ci puoi fare tutto? No, saprà sempre in ODM. Quando usate un gioco, se lo usate, chiaramente, finirete sempre col masticare un determinato sapore. Perché? Perché le meccaniche ti portano in quella direzione lì. Se invece mi dite, vabbè, ma io D&D l'ho modificato moltissimo, e allora ci gioco cose diverse, mi state dicendo, con l'ammoniaca ci posso fare tutto, perché l'ho versata nell'aranciata di mia nonna, l'ho ammazzata, piuttosto che non, l'ho messa su una mietitrebbia in una, come si dice, in un bicchiere, e poi con la mietitrebbia ci ho arato il campo. Ah, d'accordo, però lo state facendo okay. Con la mietitrebbia, non con l'ammoniaca. Cioè... Fermo. Ti propongo un'altra domanda dalla chat. Cosa ne pensi dei B.O.B., i Belongings and Belonging, come sistemi e regole, anche da un punto di vista di game design? Allora, non li conosco abbastanza per esprimere un'opinione sensata. Non li conosco abbastanza. No, non... questa era salto, perché Dare dei jolly da giocare, sappi che ogni jolly che giochi ti costerà 10.000 euro. Facciamo quella dopo, che okay. Cosa non puoi fare, lo stavi già un po' dicendo, cosa non puoi fare con Not The End? Tipo, puoi esatto, uccidere hai detto che Not The End ha dei limiti, qual è? Certo, allora, Not The End è fatto per giocare narrativa eroica, no? Perché? Perché dà un sacco di discrezionalità all'eroe nell'esporsi a tanto pericolo, ok? Tanto che ti esponi al pericolo, se estrai token negativi puoi decidere tu che cosa sono, se sono complicazioni, sventure, o se ti causano adrenalina o confusione, no? Quindi è fatto per giocare contesti in cui la storia ti cambia e tu sei disposto a rischiare tanto per ciò che consideri importante. Un horror slasher non ce lo giochi bene in No The End. Okay. Oppure un distopico alla 1984 non ce lo giochi bene in No The End, ce lo giochi molto meglio con Prism. Se vuoi... ecco, un'altra cosa che secondo me non giochi bene con No The End è un gioco con tanta politica. Con tanta politica. Perché No The End è fatto per generare tante conseguenze tutte contemporaneamente. E quindi si perde, secondo me, tutto ciò che un survival fatto bene, un survival dove quindi devi avere un approccio molto cauto a come utilizzi le risorse, a come te le giochi, a come non giochi bene con No The End. Perché? Non è perché non puoi raccontare un film survival in No The End, ma viene fuori un film eroico in salsa survival. C'è un motivo per cui non si chiamano personaggi, si chiamano eroi, perché in No The End giochi degli eroi. Che non vuol dire che giochi quelli sbroccati, che non, cioè l'azione sbroccata dove non ci sono mai conseguenze. Ma in No The End, di suo, le conseguenze sono fatte per essere delle difficoltà che sono affrontate e in qualche modo superate, anche a un costo. Perché ti fa giocare il viaggio dell'eroe. Ci sono tante narrative che non ricadono nel viaggio dell'eroe. Tante narrative orientali, per esempio, che non hanno il classico sviluppo in tre atti che abbiamo noi nella narrativa occidentale. Ci sono un sacco di cose che... Non è che non le giochi in No The End, ma se le giochi stai giocando No The End e non stai giocando quelle robe lì. Ti propongo un'altra domanda dalla chat, che tra l'altro mi ha fatto nascere un'altra domanda invece perché l'avevo interpretata male. Interceptor chiede, ad oggi i tuoi sistemi di giochi sono dei sistemi che ti permettono, egregiamente, di vivere determinate esperienze. Un giorno realizzerai anche un'ambientazione, con l'apostrofo, ambientazione femminile, che per te sia ideale per portare al tavolo una determinata esperienza? È possibile, è che io sono pigro da questo punto di vista. Cioè, veramente, vorrei rispondere in una maniera più edificante, ma io mi annoio a scrivere le ambientazioni. Io non sono un creatore di mondi. Cioè, ci sono alcune persone, ma parlo dei nostri connazionali, che su questo ambito sono eccezionali. Non so, Alberto Tronchi, lui è bravissimo a scrivere ambientazioni, secondo me, d'accordo? No, ti capisco perfettamente, perché per esempio io amo Alberto Tronchi,
però Alberto Tronchi si è sempre appoggiato prima a Fate, adesso a Nomad System, cioè comunque i sistemi li rielabora, li adatta alle proprie ambientazioni assolutamente, però il suo punto forte è assolutamente metterci il color e l'ambientazione in determinati sistemi già precostruiti. Ecco, io in questo momento sto pensando a quello che potrebbe essere il mio prossimo gioco, quello dopo il prossimo. Effettivamente una parte di ambientazione abbastanza presente esiste, rimane una scusa per farti mettere in campo delle cose che ho visto altrove. Cioè, se poi penso effettivamente l'ambientazione che sto presentando è una specie di Frankenstein fra due o tre romanzi di che vanno dallo young adult alla classica narrativa fantasy occidentale, Canto del Sangue, piuttosto che non, oh mamma mia, come si chiama? Stormlight, okay. Esatto, e secondo me sbaglio si chiama La leggenda del cacciatore di vampiri, un libraccio tremendo che dentro delle opportunità incredibili si è sfruttato in un certo in determinato modo. E fondamentalmente, di nuovo, già vedo l'ambientazione come un device, fondamentalmente, per raccontarti qualcosa. È possibile, ma è improbabile, perché io tendo sempre a decostruire la narrativa e ad ampliarla. Quindi, lo farei come esperimento per vedere se sono capace. Ecco, mettiamola così. Posso farti una domanda? Tornando sul lato psicologico-filosofico, che a me piace tantissimo e so che Filippo mi odia per questo. Avevo tre domande e le riassumo in una domanda unica. Le tre domande erano... Tu hai parlato di perché hai fatto Prism e volevo chiederti perché avevi il bisogno di fare Not the End, ma non rispondere a questa... Perché voglio aggiungere anche, io quando ho cominciato ad ascoltarti, a proposito, io faccio tutte le marchette per Giochi di Tenebra, per Giù lo Schermo, Vi voglio bene, eccetera, eccetera. Però è una gag, cioè nel senso... GDR Unplugged è nato, no, devo ringraziare Fumbo GDR, perché GDR Unplugged è nato come costola, tra virgolette, cioè non ufficialmente, però io sono andato a trovare gli amici Claudio, Luca, sono andato a trovarli e poi è nato GDR Unplugged, per cui è sempre un grazie mille a Fumble. Ma il punto è, dove volevo arrivare, chi è Claudio? Perché quando ti ho cominciato ad ascoltare io ho pensato, questo qua è l'archetipo del chierico, ok? La persona di supporto, la persona positiva, la persona nella luce. Però poi ho letto Prism e ho visto che tu hai diviso il libro in bianco e nero. E allora mi chiedo, ma Claudio è veramente un portatore di luce, tra virgolette, così che collego anche a Filippo, oppure hai un lato oscuro? Cioè, tu quando... Che persona sei, sia come autore che come persona? Sei un pezzo di merda, no? Allora, io non sono... Ok, apro... Come si dice? Cerco di essere il più sincero possibile. Bravo. Okay. Io cresco con una madre meravigliosa e un padre che era veramente uno stronzo, ok? Ma stronzo. Scusate, non so se si può dire stronzo su Twitch. Non si può sponsorizzare la droga, non si può mostrare i capezzoli, però per esempio si può bestemmiare, fumare, ma senza sponsorizzarli. Benissimo, mio padre era o è, non lo so se è vivo, non mi interessa, un criminale, cioè nel senso ha fatto delle cose, ha truffato gente, ha detto bugie, mi ha sempre trattato molto male, a me come a chiunque altro nella sua vita. Vabbè, cioè nel senso a tutti capita qualcosa. Io in realtà ho una famiglia meravigliosa, c'è sempre una percentuale di strontaggine più o meno equamente distribuita in qualsiasi famiglia, nella mia... Guarda, se ti può interessare, Filippo aveva una nonna berlusconiana. Ecco, io sono berlusconiano, quindi non è che devi andare così lontano. Non volevo metterti in piedi ancora nel testamento. Quindi. Ora cosa succede? Succede che mio padre, mettiamola così, mia madre era insegnante d'asilo,
fai, immagina, esprimiti. Mio padre era quel tipo di persona che piglia male parole gli altri per sentirsi meno schifo, lui. Okay? Avete presente quelle persone che cercano di affossarti perché così si sentono meglio? Quel genere di persona lì. Quindi cosa succede? Io da un lato mi sento onestamente una persona, come dicevi tu, tanto sensibile, propensa all'altro, e di supporto, tanto di supporto, però dall'altro chiaramente ciò sta ancora questa sponte di volermi sentire dire bravo, ok? E di conseguenza cosa succede? Che il mio lato stronzo è quel mio lato che si innesca quando faccio qualcosa che sento mio e comincio a volere e a desiderare troppo il riconoscimento per quella cosa. E lì divento tignoso, ok? Ed è un lato di me che si è molto smussato negli anni, adesso che sono meno ragazzino e più adulto, ma che possiamo dire ancora... anche che sei un autore di successo. Cioè, scusa, nell'ambito italiano, domanda, apro parentesi, poi ti lascio continuare. È che il mio compito è da una parte smorzare, ma dall'altra alimentare le fiamme, ok? Ma sei diventato ricco? Ragazzi, non avete che... Allora... Se vuoi puoi giocarti il non rispondo, eh? No. Allora, voglio essere molto chiaro con chiunque, ok? Se voi volete diventare ricchi facendo qualcosa, non qualcosa che vi piace, qualcosa, c'è una lunga lista di cose che potete fare. I GDR, soprattutto in Italia, non sono fra questi, ma non perché perché è un mercato stretto, di nicchia, molto costoso e poco profittevole. Quindi se lo si fa perché ti piace farlo. Io non vivo di GDR per due ragioni. La prima è che è un lavoro che mi piace e che mi permette di vivere bene. La seconda è che voglio mantenermi dilettante in questo ambito. Con dilettante non intendo di fare i miei giochini nella mia stanzetta, intendo che voglio continuare a fare sta roba per diletto, perché quando comincio a farla per vivere devo necessariamente, come qualsiasi lavoro, cominciare a fare dei compromessi che non mi permettono di esprimere quello che voglio con i GDR. Peraltro, per ottenere che cosa? Uno stile, un tenore di vita comunque molto lontano da quello che ho attualmente, perché se anche io arrivassi ad avere un eccezionale successo nei giochi di ruolo, ci guadagnerei comunque meno, avvelenerei qualcosa che adesso posso fare alle mie condizioni, e ci guadagnerei comunque molto meno di quello che in questo momento guadagno con il mio lavoro attuale. Quindi non ha nessun senso, io preferisco tenerlo come pet project oltre il lavoro, perché prendiamo Prism, ma col cavolo che se ci vuoi vivere con i GDR scrivi Prism, perché non ha senso, non ha nessun senso, d'accordo? Al di là del fatto che poi faccia successo oppure no, non fai un gioco senza la scheda, senza i dadi, senza i tokens, con una che si gioca su una roba che non esiste, che parla di un tema difficile e che prende tutte quelle cose a cui le persone sono abituate e gli dice non è che sono diverse, non esistono. Cioè, perché? Però io volevo scrivere Prism, e nel momento in cui ci devi campare, devi cominciare a dare per scontato che devi scrivere quella cosa che ti dà un determinato risultato economico. E se non vuoi scrivere quella roba e vuoi scrivere Prism, Prism deve avere almeno quel risultato economico, altrimenti non mangi. Quindi... è diventato ricco con Not The End. Not The End ha mosso... cioè, facciamo i conti della serva, ok? Giusto per essere... Sì, assolutamente. Esplici. Anche perché, scusa, io leggo 43.000 euro su Kickstarter. Allora, 43.000 euro su Kickstarter con 600 copie, vero? Ok. Allora... sì, non ce l'ho più sotto mano il numero di copie, okay. Però... 600 copie. Ragione. Possiamo anche dire che... cioè, come si dice, Not The End è stato... discreto successo in Italia, ha venduto nell'ordine delle... cioè, è alla settima ristampa, se non mi sbaglio. No? 600 copie, esatto, avevi proprio ragione. 600 copie a Kickstarter e adesso, senza stare andare troppo nello specifico, poco meno di 10.000 in questi tre anni. In Italia, solo in Italia, ok? Che per un prodotto italiano è un buon successo, d'accordo? Adesso,
togliete un attimo come sono sistemato io, perché non a me Claudio Serena non ce ne è mai fregato niente di soldi, e quello che abbiamo trovato l'abbiamo sempre reinvestito. Peraltro è un SRLS, quindi i bilanci di Fumble sono pubblici, andateli a vedere. Okay. Diciamo che io facevo solo l'autore. Mettiamola così. Facciamo che io faccio solo l'autore. D'accordo? Un autore prende una cifra variabile, quindi non ho sbattimenti, non ho investimenti, non devo fare il fulfillment, non devo stampare, non devo localizzare, non devo parlare col distributore che si giustamente si becca la sua fetta per distribuire il gioco, non, praticamente non ho tasse, semplicemente quello che faccio non è vero, io non sono io, essendo stato socio di Fumble, l'ho gestita diversamente assieme a Claudio, però diciamo la condizione più facile, più fortunata, mm-hmm. D'accordo? Io sono un autore, non mi interessa quanto si spende sul gioco, il gioco lo vende qualcun altro, lo localizza qualcun altro, ci spende dei soldi qualcun altro per pubblicizzarlo, per portarlo nelle fiere, per tenerlo sui bancali, cioè per tenerlo sugli scaffali. Io semplicemente scrivo il gioco, altre persone pagano le illustrazioni, pagano la realizzazione, pagano l'impaginazione, e per ogni copia venduta io ho una percentuale di royalties. Yes. Ok? Fantastico. La percentuale di royalties tendenzialmente oscilla fra, a seconda degli accordi, il 5% netto a prescindere del prezzo di copertina e il 10-15% lordo, quindi tolte le spese di stampa e di, come si dice, di distribuzione. Quindi o prendi il 10 barra e qualcosa tolte le spese del netto, o prendi il 5 del lordo, approssimativamente, d'accordo? Senza parlare, quindi un autore X, diciamo che ha spunta, questo autore X che si chiama Gigino, ok, che ha scritto Not the End, ha spuntato un accordo eccezionale, il 10% del prezzo di copertina al netto, ok? Not the End costa 45 euro, ho detto qualcosa sotto le 10.000, facciamo che sono 8.000, ok? Mm-hmm. 8.000 per 45 sono 360.000 euro. 360.000 euro, il 10% sono 36.000 euro in 3 anni. 36.000 euro in 3 anni. Che vuol dire 13.000 euro all'anno. Su cui si pagano le tasse. Su cui si pagano le tasse. Su cui si pagano le tasse. Questo vuol dire che un autore, per campare, in 3 anni, deve scrivere dai 3... In questo mercato, deve scrivere dai 3 ai 5 giochi che fanno almeno successo in Not the End. Auguri. Impossibile. Improbabile. Ovviamente, poi cosa succede? Che nel momento in cui produci direttamente, autoproduci, ti rivolgi all'estero e quindi fai numeri diversi, perché magari quei 150, 200, 250, 350 mila euro li fai col singolo Kickstarter al lancio e poi vai avanti, se hai fatto bene il business plan, se riesci a fare il fulfillment in una maniera cristiana, se hai un ottimo rapporto con i fornitori, quindi hai dei prezzi bassi e quindi riesci a fare un disavanzo da quello che hai promesso, magari hai dei non tanto dei guadagni diversi, ma hai quantomeno delle, come posso dire, una movimentazione economica che ti permette di essere un costo collaterale, quindi di viverci con questa roba. Ma quando parliamo di realtà editoriali, realtà di distributori e autori, e autrici, chiaramente, di giochi di ruolo in Italia, partite dal presupposto che sono persone che si spaccano la schiena perché vogliono fare qualcosa in quell'ambiente, perché economicamente è una giungla, è difficile. E chi ci vive con queste cose? Le persone che mi stanno simpatiche e le persone che mi stanno meno simpatiche in questo contesto sono tutte persone che stanno facendo i miracoli per viverci questa roba. Perché non è un ambito semplice. E chi ci riesce, tanto di cappello. Poi, io magari ci potrei riuscire? Magari. Non ho nessun motivo per farlo, fondamentalmente. Che poi è il motivo per cui Prisma... Sì. Scusa, Pietro Di B ci scrive: per fare l'autore di giochi italiano devi essere competente, proattivo e drammatico, nel senso che lo stipendio è un dramma.
Sì. The Big, scusa, volevi commentare? Ah, no, è finito da solo, che credo. Penso anch'io. The Big Theory, perdona se non ho capito bene. Se, allora, qua effettivamente abbiamo dato per scontato una cosa, non abbiamo spiegato perché non abbiamo ancora giocato, com'è The Prism. Però The Big Chill Theory chiede, perdona se non ho capito bene, se The Prism è diceless, come gestisce l'area o non c'è area? È un po' il problema che vedono i Bob assieme ad altri legati a gruppi poco reattivi e ai conflitti. E avendo io un gruppo orientato all'essere completamente guidato, credi sia giocabile per noi Prism? Lascio a te la risposta. Ok, allora, in Prism c'è dell'area, semplicemente tu inserisci delle etichette scrivibili. Allora, non hai la scheda, la parte che interpreti la dettagli scrivendo delle parole su delle etichette. Adesso, tipo... Vai a prendere le etichette. Ah sì, ce l'hai lì. Tipo queste qua, d'accordo. Quindi se io, non lo so, sono Nathan, che è, non lo so, un ribelle. Esatto, coraggioso. C'è anche una comoda app che lo fa comunque. Esatto, io scrivo coraggioso e poi ho l'etichetta coraggioso fra le mie etichette che mi descrivono, d'accordo? Quando io affronto un punto di svolta, che non è esattamente una prova, è un momento in cui la distopia e le anomalie interagiscono fra di loro cercando di influenzarsi a vicenda, ok? Quello che succede è che queste etichette qua, tu o le metti in un sacchetto e le shakeri, oppure le mescoli, ovviamente quelle che c'entrano col punto di svolta, e ne estrai un tot, ne estrai tre, d'accordo? Quindi immagina, scusatemi, per essere un po' più chiari, io voglio uscire dopo il coprifuoco, ed è vietato uscire dopo il coprifuoco, per andare a un raduno clandestino di ribelli, ok? Io sono Nathan, sono coraggioso, ho voglia di cambiamento, sono uno che si prende dei rischi, non lo so, sono particolarmente acculturato, ad esempio. Acculturato con l'uscire di casa e andare dopo il coprifuoco a un raduno clandestino non c'entra niente. Però io, per esempio, ho che sono coraggioso, che ho voglia di cambiamento, che sono determinato. Quelle tre etichette lì mi possono essere utili. E quindi cosa succede? Io le metto in questo sacchetto qua. Sempre nel sacchetto metto altre etichette che rappresentano i possibili pericoli, le possibili complicazioni, quindi cose brutte che possono succedere se io decido di uscire e andare a sto raduno clandestino. Mescolo tutto, estraggo tre etichette fra quelle che ho messo nel sacchetto. Quelle etichette lì sono quelle etichette che io metterò in gioco per raccontare, ovviamente assieme anche a chi interpreta la distopia, come vanno le cose. E quindi cosa succede? Se io estraggo ribelle, o coraggioso, o arrabbiato, o pusillanime, o... acculturato o determinato, quello che succede è che io metterò in gioco quel tratto lì per dire come mi avvicino al mio obiettivo e come realizzo quello che volevo. Chiaramente, se invece escono delle complicazioni, quindi delle avversità, delle cose brutte, dei pericoli, la distopia mi racconta che cosa succede a me e mi dà altri descrittori negativi che mi influenzeranno male, quindi cosa ne so, vengo inseguito, vengo scoperto, mi tengono d'occhio, mi ammazzano botte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Tu hai un personaggio che è descritto da parole, d'accordo? Quelle parole non ti danno accesso a una valuta di gioco, non ti danno bonus, dadi, token, cose del genere. Le metti direttamente in gioco, però l'alea c'è perché fra quelle cose che possono aiutarti, che possono succederti, tu ne estrai solo un certo tot e poi devi mettere in gioco quelle per raccontare come vanno le cose. La meccanica simboleggia che cosa? Il fatto che tu hai tanti lati di te, alcuni di essi ti potrebbero aiutare, quando sei in una condizione che ti mette pressione, ci sono delle cose che potrebbero aiutarti. Alcune emergono e tu ti trovi fondamentalmente a dover fare un uso di quelle cose lì, che sono venute fuori, per riuscire ad avvicinarti al tuo obiettivo. È qualcosa che simboleggia come la distopia ti spinge, ti mette pressione e tu devi riuscire ad avere a giustificare in narrativa qualcosa che possa che fa parte di te e devi chiederti ma come mi aiuta sta roba ad avvicinarmi al mio obiettivo. E quindi c'è un forte legame fra ciò che ti descrive e come interpreti il personaggio, perché non è che tu dici io sono
coraggioso, ribelle, bla bla bla, questo mi dà più 4. Tiro un dado, ci aggiungo più 4, il dado mi dice se faccio successo oppure no. E quindi poi descrivo una roba che non è necessariamente collegata al mio personaggio. E stai coraggioso, ti giochi coraggioso. E quindi interpreti direttamente le parole che ti descrivono. L'alea c'è, è molto legata alla psicologia del personaggio. O a quello che sa fare, o a quello in cui brilla, o a quello che lo distingue. Tra l'altro, io l'ho trovata, sì, assolutamente, io l'ho trovata un'evoluzione interessante dell'estrazione dei token di Not the End, naturalmente con le conseguenze, e declinata nel gioco che è Prism. Tra l'altro, non so se ti è capitato di provarlo, anni fa mi era capitato di giocare, tra l'altro sottoscrivere anche come Kickstarter, un altro gioco che lavorava sulla meccanica delle etichette, che si chiamava Tech Noir. Era un gioco cyberpunk noir, tra virgolette, e lì invece tiravi i dadi per cambiare le etichette dei avversari, dei personaggi, dei PNG, dei luoghi, eccetera, eccetera, per far evolvere le cose. Cioè non avevi un confronto numerico, ma un po' simile a quello che hai fatto tu in The Prism, lavoravi sulle etichette per evolvere la storia, cambiare il mondo, evolvere i personaggi. Visto che sono le 10:30, io farei le ultime domande e poi andrei a fare quella cosa che ci piace tanto, che è la classifica. Ok, la super classifica. Allora, innanzitutto vado a fare le domande. Giusto per interrompere un attimo, Pietro DB chiede nella chat: Filippo, tu useresti Not the End per giocare a vampiri? Allora, intanto giocare a vampiri significa nulla. Perché vampiri può essere qualunque cosa, diciamo, se tu giochi vampiri è un modo per non rispondere. Ah sì, faccio proprio il vampiro che va a caccia del sabbat, eccetera, magari si può pure fare, nel senso, Not the End, come dicevi prima, è un gioco che parla di eroi che devono rischiare per ottenere quello che vogliono, quindi ha quella roba lì, quindi ti gestisce, cioè poi i fallimenti li fanno evolvere, ci sono le meccaniche fisse dell'adrenalina, della confusione, il finale dove esplodono per a ottenere quello che vogliono. Per quello che cercherei o no, non userei Not the End, però magari potrei fare una shade di Prism dove la distopia è la bestia, che ne so, dico così a cazzo. Esatto, perché sì, Not the End non considera il rapporto fra la persona e la bestia, non dire, pure devi proprio, è una cosa che proprio ignori, devi farla tu a mano. No, cioè con Not the End magari ci giochi Sion, magari, però vampiri no. Cioè, io quelle storie di vampiri super esplosive, super high octane, dove sì, il tipo concordo. Il sabbat che va a fare casino, cioè, ma nemmeno, cioè nel senso, magari quello sì, però per dire, per questo motivo direi di no. Cioè, nel senso, per quello che mi aspetto io, mentre tipo sono molto più curioso della shade, quella bianca, mi pare, che quella sì, cronizzabile, sì. Perché ci vedo Prism molto più, nel senso, giocattolabile rispetto a Not the End. Una cosa importante, Filippo, peraltro, giusta, perché è una cosa su cui non sempre si... cioè c'è un po' di confusione a volte, le shade non ti permettono di fare la distopia e poi la distopia fantasy, la distopia horror, la distopia... Certo. Tolgono completamente la distopia. Cioè, Green ti permette di giocare il fantasy. Indigo ti permette di giocare la science fiction. Yellow ti permette di giocare il giallo, ma non la distopia. Cioè, il giallo nella distopia. Il giallo, proprio. Sì, poi non le ho mai lette, però immaginavo che hai quegli ingredienti lì, che però la distopia invece della distopia è un'altra cosa. No, è una... Nemmeno, è proprio completamente diverso. Sono, cioè, nel senso... Green sono 80 pagine, ci sono pilastri narrativi diversi, la meccanica di base è differente, cioè ti permettono di giocare cose. Sì, sì, infatti per esempio Yellow, che ti permette di giocare il giallo, vincola molto di più le parti e la conduzione, perché nel giallo devi decidere appunto, cioè se vuoi giocare una storia gialla devi decidere se vuoi farla emergente in maniera collaborativa o se la vuoi guidata, perché non è come nella versione base di Prism dove va bene tutto e non ci sono scelte sbagliate nel chi conduce. Su Yellow devi sapere che se vuoi fare un investigativo alla, la dico male, Gun Show, Call of Cthulhu, chi conduce deve anche essere la persona che ha in mano il mistero, altrimenti non funziona. Quindi sono modifiche belle, belle profonde, belle pesanti.
White ti permette di farti la tua di Shade, quindi sì. È un toolkit per... Comunque, come diceva Pietro, lui dice sono amante dell'urban fantasy, ma non esistono robe per farci l'urban fantasy, per dire io mi sto scrivendo la mia versione di Chronicle of Darkness per poterla giocare come piace a me, perché si fa veramente fatica a trovare una roba che approcci questo genere, che poi genere, questo idioma narrativo come piacerebbe a me. Bene, ultima domanda prima di passare alla classifica. Cosa ne pensi degli ultimi delle nominis, delle nominati agli Annies? Perché quest'anno abbiamo un sacco di nominati italiani. Leggo tra il Product of the Year, che riassume un po', Broken Tales, Fabula Ultima, Household, ma senza voler andare a citare, per esempio, Necrobiotic, che è la nuova versione nel Best Writing di Ingranaggio. Esatto. Questa invasione italiana degli Annies, cosa ne pensi? Tantissima roba. Allora, innanzitutto mi sento molto stupido per non aver candidato un ADN quando è uscito in inglese, perché non mi è venuto in mente. Sì, tra l'altro, secondo me, allora, vuoi un parere mio? Secondo me voi avete un po' aperto la strada. Cioè, io vi considero un po' uno step successivo a il gioco degli zombie, Sine Requie, ok? Quindi, nei grandi nomi italiani che si sono succeduti negli anni, grandi giochi italiani che sono succeduti negli anni, no, The End è un po' un successore di Sine Requie. E allora, però voi avete aperto la strada verso il mercato esterofilo facendo con Kickstarter un'edizione completamente in inglese, avete fatto da apripista. Allora, io penso che siamo stati degli apripista casuali, nel senso che In The End è arrivato in un momento dello spazio-tempo in cui è stato il primo di una lunga serie, ma in realtà la lunga serie che è seguita quasi per caso, nel senso che se ci pensate sono passati mesi da Not The End a, per esempio, Broken Compass, che ne so, e è stato quasi casuale, perché magari usciva prima Broken Compass, no? E di certo, da lì in poi... ma non da Not The End in poi, perché Not The End è stata la pietra miliare che ha fatto cominciare tutto, ma evidentemente c'era del fermento, eravamo il primo ortaggio bollito che è saltato fuori dal pentolone. Il pentolone era pieno di roba ed era pronto ad esplodere, ed è un bollito misto meraviglioso, ti giuro, perché io guardo tutte le eccellenze italiane che ci sono in sti Annies e sono contentissimo, anche perché diversi di quei giochi hanno i numeri per vincere non soltanto la nomina, che secondo me è la cosa più importante perché te la dà la giuria, ma anche poi il premio, che è una gara di popolarità. E ti dirò, sarei contentissimo di vedere premiato Fabula, di vedere premiato Household, di vedere premiato Broken Tales, di vedere, cioè c'è veramente tanto, ma oltre ai Necrobiotic c'è Seven Sinner, c'è VHS, cioè ce ne sono tanti, sì, ma proprio tanti. È fighissimo, perché comunque vuol dire che stiamo portando l'eccellenza del gioco di ruolo italiano nel mondo e ci stiamo riuscendo. E, mi piace. No, anche tempo fa, cioè, sì, Annies, sì. Cioè, alla fine anche Brancalonia ha vinto... No, assolutamente, dice, però quest'anno c'è particolarmente pieno di giochi italiani, ok? Tanta cosa roba, io sono felicissimo. Scusate, non ho detto una cosa importante. Allora è il momento di... Non ho detto una cosa che ha un valore personale molto alto, che è un bel pezzettone del perché scrivo giochi e chi sono come persona all'interno del mondo del gioco. Se avete due minuti ve la dico, se no ci salutiamo. No, assolutamente, ma figurati se rinuncerei per due minuti, vai! Allora, vediamo un attimo. La vedete questa scheda qua? Ok? Sì. Più o meno, la vedete? Okay. Si intuisce. Questa è una scheda di D&D 3.5, anzi è il secondo foglio di una scheda di D&D 3.5 di Claudio Trangoni è stato il lead illustrator dei demoni di livelli infimi, ed è peraltro uno dei più... degli artisti di maggior talento che io abbia mai conosciuto in vita mia. Io e Claudio ci siamo conosciuti, Claudio Trangoni, non Serena, ci siamo conosciuti ai tempi di Dragon Slayer, quando abbiamo fatto insieme i livelli infimi, e
con la community di Dragon Slayer, con una parte della community di Dragon Slayer, ci trovavamo in agriturismo una volta all'anno e facevamo 3-4 giorni di ritrovo assieme. La prima volta e l'ultima volta che io e Claudio Trangoni abbiamo giocato i livelli infimi che avevamo, tra virgolette, scritto, io scritto, lui illustrato, e lui, mentre giocavamo, io masterizzavo, lui giocava, abbiamo, come si dice, lui praticamente ha fatto lo schizzo di questa nana ladra che stava interpretando, e sotto, il disegno che si vede lì, mi ha scritto tanti grazie mille per l'avventura e i bei ricordi. Dopodiché noi siamo andati a casa. Nel viaggio di ritorno, Claudio ha chiuso gli occhi e non li ha aperti più. Aveva 33 anni, se non sbaglio, per un problema al cuore. Quello è stato il motivo per cui io mi sono tolto dal gioco di ruolo, perché io pensavo di fare giochi con lui. E, ho fatto diversi anni a non fare più niente. O meglio, giocare con il mio gruppo. Mi è toccato trovare un altro di Claudio, Serena, per convincermi che potevo fare qualcosa nel mondo dei giochi di ruolo che non fosse giocare con le mie 6 persone e basta. Però se voi andate a vedere in fondo a No The End, c'è scritto dedicato a Claudio Trangoni, grazie mille per l'avventura e i bei ricordi. E se andate a vedere Prism, nell'ultima pagina c'è scritto dedicato a Claudio Trangoni, grazie mille per l'avventura e i bei ricordi. È bellissimo da qua fino a quando muoio, qualsiasi manuale scritto da me originale, non su commissione, quindi non Cowboy Bebop, non i lavori di come si dice, magari bellissimi che sto facendo con di consulenza di game design che sto facendo con i Two Little Mice, bla bla bla, qualsiasi gioco scritto da me di mio pugno al 100% sarà dedicato a Claudio, perché io scrivo giochi per Claudio. Questa cosa che hai condiviso è bellissima ed è il motivo per cui facciamo questo format, per cui ti ringrazio. Tu avevi anticipato prima che c'era una cosa di cui forse avremmo parlato più tardi, e sono contento che alla fine sia uscita. Ti capisco benissimo, perché per esempio io voglio esserti vicino in questo momento, perché me lo sento, non per cosa, però per esempio anche Memento, che è il gioco che abbiamo pubblicato con Anna, abbiamo voluto fare una dedica ai nostri padri che sono mancati negli ultimi anni, e noi, se facciamo non solo giochi di ruolo ma tutto quello che facciamo, è perché qualcuno ci ha spinto, ci ha aiutato, ha condiviso qualcosa e ci ha dato quella scintilla perché il fuoco si accendesse. Per cui sono contento di poter condividere questo momento con te. Grazie. A posto? Va, finito. Filippo, chiudi tu, per favore. Allora, no, è stata un'intervista molto bella. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. E sono sicuro che tutti, anche vista la partecipazione che abbiamo avuto in chat, è stata molto interessante, sia per vedere te, anche in modo molto profondo, come è venuto fuori adesso, ma anche la tua persona come game designer e le scelte che fai, come mai magari le hai fatte, dove andrai più avanti. Quindi grazie per il tempo che ci hai dedicato e spero di rivederci presto. Assolutamente, grazie veramente per l'ospitalità, davvero davvero. Bene. E Marco è distratto, quindi non chiude la diretta. No, è che c'è stato the Big Chill Theory che ha chiesto cos'è il crunch, però non volevo rispondere in live perché mi sembrava... Avevo già risposto io. Ok, grazie mille. Bene. Grazie mille Claudio, grazie mille Filippo, è stata una serata meravigliosa, grazie a tutti quelli che hanno partecipato con i commenti in chat, con le domande, con qualcosa. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, non so con chi, perché questo periodo di ferie ci fa ruotare, sì, ci alterna, però sicuramente con tutti quelli che vorranno essere e partecipare con noi. Grazie mille, ciao! Ciao ciao! We'll be right back.